che per noi è la parte poi inconscia fondamentalmente, ha anche il controllo della cellula, ma anche il controllo di tutte le funzioni fisiologiche dell'essere umano. Se una cellula esce malata, questa malattia, dipende. Ah, grazie Stefano Valente. Questa malattia, intanto saluto tutte le persone abbonate che si sono. Ormai stiamo crescendo, siamo in 61, gli abbonati sono in 61. Siete tutti verdi qua, tutti verdi perché... vabbè, potrei anche mettere la chiave, vabbè, ma tanto ormai tanto qua siamo in pochi, non ha senso mettere chiave o non chiave, non ha tanto senso. Quindi, stavo dicendo... La nostra mente emotiva agisce nella cellula. Quindi se una cellula esce malata, beh, perché un motivo ci sarà, non è che le cose capitano a caso. Pensate ad esempio, non so, ma semplicemente al funzionamento normale del nostro corpo, al battito cardiaco. Boh, mica decidiamo noi mica decidiamo noi a che livello deve battere il cuore, quanto deve battere, quanto non deve battere. Oppure, diciamo così, la crescita cellulare, la crescita dei capelli, diceva, a me la crescita dei capelli, però la crescita delle unghie, insomma, tutte le funzioni, diciamo così, del nostro organismo non sono decise a livello logico, però c'è una nostra parte che governa queste situazioni. L'unica funzione, diciamo così, che infatti è molto importante che sta un po' a mezzo tra la possibilità di decidere consapevolmente o non consapevolmente è il respiro. La respirazione è una funzione che avviene autonomamente, però noi possiamo modificarla anche in modo... Ciao Coco, possiamo anche modificarla volontariamente. Comunque, esistono tutta una serie di segnali che la nostra parte emotiva, ripeto, ci manda, che se noi non prendiamo in considerazione, amplifica sempre di più, fino ad arrivare, diciamo, alla malattia terminale. L'ultima fase è la malattia terminale, quella ti dici proprio, come dire, lì è la lotta della vita contro la morte. Prima c'è la lotta della salute con la malattia. Poi c'è prima ancora c'è la salute, cioè la lotta del benessere contro il malessere, prima ancora c'è la lotta della felicità con l'infelicità, contro l'infelicità. Quindi i vari livelli, diciamo così, sono prima degli scarichi di tensione, ad esempio. È importante osservarli su di noi. Voi provate a chiedere vi mettete in piedi e chiedete, a voi stessi, diciamo così. È giusto che io faccia questa cosa, è positivo per me che io faccia questo, che io faccia quell'altro, cara parte emotiva. Perché comunque, voglio dire, già se tu inizi a stabilire un dialogo con la tua parte emotiva, beh, sì, è probabile, ma certo, la lotta della vita con la morte, certo. Noi dobbiamo requisire questa voglia di vivere, dobbiamo requisire questa voglia di vivere. E di vivere anche in salute, di vivere gioiosamente. Quindi tu, ma prova per le piccole cose, ti metti in piedi e chiedi alla tua parte emotiva, con gli occhi chiusi, e chiedi alla tua parte emotiva, è giusto che io, è buono, è positivo per me, che ne so, che io faccia questa scelta? Ma ad esempio, non so, ovviamente non è che chiedi la scelta se... Ma prova anche con le piccole cose. Ma anche con cose più grandi, che io continuo a fare questo lavoro o che cambi lavoro e chiedi una risposta alla tua parte emotiva. La risposta avverrà sicuramente. Poi potrà venire in un sogno, potrà venire in una qualunque forma. Tu puoi anche chiedere se, cara parte emotiva, se desideri, se per te è positivo emotivamente che io vada, faccio un esempio, che io cambi lavoro, dammi una spinta in avanti. Se tu ricevi la spinta indietro, vuol dire che per la parte emotiva non è positivo che tu cambi lavoro. Ora, però, se tu vuoi cambiare lavoro, non è che dici, cavolo, la parte emotiva mi ha detto che io non voglio cambiare lavoro, e allora come faccio? Perché allora tu devi comunque contrattare, negoziare questo cambio di lavoro in cambio di altre emozioni.
E puoi dire, che a parte emotiva, se io cambio lavoro ma ti faccio vivere queste emozioni.